Con lo spettacolo Via di Scampo si è scelto di comunicare con il pubblico, cercando di far vivere nel loro immaginario i racconti di una moltitudine di uomini. Uomini fuggiaschi, uomini deportati, schiavi. Per dare loro una voce ed esprimersi, per renderli veri, tangibili, concreti. Fare storytelling in questo senso significa ridefinire un'identità, migliorarla, renderla chiara. La compagnia Teatro e Canzone Karin si è prefissata l'obiettivo di raccontare vite vissute attraverso un viaggio, una testimonianza in grado di interpretare e rappresentare queste lontane e labili realtà. Un viaggio attraverso un percorso musicale, teatrale e scenografico, attraverso una rivoluzione in note, in frame video, in fotografie. Inizialmente queste prose erano state pensate in forma più didascalica, informativa, come una sorta di presentatore che introduceva tutte le varie componenti, i vari momenti della storia, le varie parti che abbiamo scelto di raccontare. Poi invece abbiamo scelto di renderle come delle piccole storie, delle piccole immagini, dei momenti in cui un personaggio si racconta e racconta qualcosa della sua vita per poi contemporaneamente accompagnare lo spettatore verso la canzone successiva. Caro Faber, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorde, Michè, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me nella mia città di mare, che è anche la tua. Un omaggio al lavoro dell'Associazione di San Benedetto al Porto di Don Andrea Gallo, che ogni giorno si scontra con narrazioni di ogni genere, perché da sempre Don Gallo è un uomo che cammina con gli ultimi. Personalmente ritengo che il video più efficace sia quello di Masters of War, perché ci ha dato la possibilità di svariare molto sui personaggi che hanno una grande influenza sul mondo politico ed economico di quest'epoca, soprattutto in quest'ultimo decennio. Marco Shadows Falls on the Door. Per quanto riguarda l'ambientazione scenografica, abbiamo deciso di rielaborare quella precedentemente adottata nello spettacolo di settembre riguardante gli stessi temi. Abbiamo quindi immaginato di ambientare lo scenario di Via di Scampo nella stiva di una nave, accentuando così l'elemento simbolico del viaggio. L'elemento simbolico del viaggio di popoli che hanno attraversato il Mediterraneo, popoli protagonisti dei nostri racconti. In 10 Million Slaves il video non parla direttamente di schiavitù, quella che hanno subito gli africani che sono stati presi e trasportati in America. Parla di schiavitù moderna, quindi ecco, il video spesso può far da contrappunto e quindi magari in qualche maniera fa riflettere lo spettatore. La metafora di un percorso verso nuovi luoghi, nuove persone, nuove esperienze in grado di arricchire i nostri spettatori e noi stessi. Ma soprattutto, una possibilità per rendere i nostri protagonisti liberi di raccontarsi. La musica avvolge queste storie, accompagnata da immagini forti, vere, testimonianze reali anche a noi vicine, provenienti dal cuore del centro storico genovese. Un territorio di grande turnover, dove appunto le persone migranti, soprattutto nella parte più centrale del ghetto, quella dove c'è più una situazione di difficoltà, cambiano costantemente di mese in mese, perché è il primo approdo per un ricovero e per dormire appunto in città. L'obiettivo di questo spettacolo è stato quello di coinvolgere le persone, raccoglierle attorno a noi, permettendo loro di ascoltare ciò che avevamo da raccontare. Lo scopo può essere anche considerato educativo. Chiunque può riconoscere che nel momento in cui ci si sente coinvolti è anche più semplice imparare qualcosa, assorbire nozioni, riflettere, crearsi delle proprie opinioni. Il nostro obiettivo è stato quello di rendere vivide le parole nell'aria, dare il senso del qui ed ora agli spettatori presenti, grazie alla non linearità dei linguaggi proposti dal palco, alla loro essenza multidisciplinare, capace di rendere ugualmente una certa continuità.